un uomo attaccatissimo alla sua terra, al suo entroterra, a Pieve di Tega, queste valli che lui conosceva così bene come amministratore pubblico, come parlamentare, ma anche come appassionato di caccia. Ricordo una visita con lui alle navette, una sottovalutazione di caccia, che fu veramente una giornata molto molto bella, e tanti momenti passati insieme a lui in questi ultimi anni e anche negli anni precedenti. Si dedicò al Ponente, ma complessivamente anche alla Liguria, con moltissima passione, prima come presidente della provincia e poi come parlamentare a lungo corso. È sua anche l'idea di demanializzare l'area del Spo di Genova, consegnata ora al Comune, ma anche in questi ultimi anni, dopo l'impegno diretto come presidente della provincia, come parlamentare, non ha mai smesso di seguire le cose, ha avuto con me un rapporto pressoché quotidiano, ci siamo visti decine di volte a Ponente, ma anche a Genova, è sempre stato veramente attentissimo ai bisogni e ai problemi della sua terra e della regione al suo complesso. Mi piace ricordare anche l'attività instancabile come presidente dell'ANPI, dell'Istituto della Resistenza, ha seguito con moltissima attenzione vicende appunto legate alla storia della Resistenza, le ha studiate, le ha raccontate, le ha promosse, le ha diffuse, perché i più giovani potessero conoscere un periodo importantissimo della nostra storia, di cui lui fu un protagonista benché giovanissimo. Sarò presente in questi giorni per un estremo saluto, sono vicinissimo a sua figlia, alla sua famiglia e a tutti i suoi amici che gli hanno voluto molto bene, con cui ha condiviso momenti importanti fino agli ultimi giorni.